Nel video di oggi vi farò vedere un qualcosa che ha a che fare col risparmio, col rendere la nostra vita molto più semplice, ma non è proprio domotica. Diciamo che invece di comandarlo con la voce, lo comanderemo semplicemente con la nostra mano. Prima di potervi far vedere questo prodotto, quindi facciamo un unboxing, sigla! Prodotto di cui stiamo parlando è questo. Allora, semplicemente si tratta di un adattatore per rubinetto, ma con i sensori. All'interno della confezione troviamo tutti i tipi di attacco per il vostro lavandino, dei filtri naturalmente che si adattano poi alle dimensioni del vostro attacco e la chiavetta. Allora, io ho già il mio attacco montato perché l'ho testato per circa una settimana e mezza. Ci ha messo parecchio ad arrivare perché arriva dalla Cina, naturalmente, come avete visto dalla confezione. Una volta trovato l'attacco, che si presenta staccato in questo modo, basterà semplicemente avvitarlo sotto il lavandino, mettere il filtro, la guarnizione e avvitarlo sotto il lavandino. Da questa parte troviamo la ricarica USB. Una volta chiuso questo, poi diventa una chiusura, non dico ermetica, ma comunque non permette all'acqua di penetrare. Ma per poter entrare nel dettaglio e farvi capire come funziona, adesso lo andiamo a montare, dopodiché vi faccio vedere anche il funzionamento. Volevo dirvi che gli attacchi sono, diciamo, quelli standard per i rubinetti classici. Se per caso avete dei mini attacchi, perché dai miei genitori ad esempio ci sono degli attacchi diversi, non funziona, non va bene, perché gli attacchi che sono all'interno sono tanti, sono molteplici, ma non hanno quel tipo di adattatore. Per poterlo montare mettete la guarnizione che avete nel vostro rubinetto, il filtrino che vi dicevo prima che serve a trattenere il calcare, dopodiché lo montate all'interno. Per poterlo stringere vi consiglio di utilizzare l'apposita chiavetta. Inserite le due scanalature qui su queste parti che vanno esterne e lo serrate. Vi consiglio inoltre di non stringere troppo, perché comunque si tratta di una filettatura in plastica e malauguratamente dovesse sfilettare, lì è un bel problema. Comunque, una volta montato, lo posizionate, tenete sempre il rubinetto dell'acqua aperto, controllate che non ci siano perdite, dopodiché lo richiudete. Se invece volete un getto singolo, vi basterà appoggiare sotto la mano. Come potete vedere, da questa parte è presente il sensore che vi dà la possibilità di azionarlo e lasciarlo andare. Per poterlo spegnere basterà semplicemente ripassare la mano. Se azionate questo tipo di sensore, quindi magari dovete sciacquare qualcosa, dopo circa 2-3 minuti si spegne automaticamente, questo per farvi risparmiare sempre sul consumo dell'acqua. Mentre invece il sensore che è posto qui sotto vi dà la possibilità di far funzionare a vostro piacimento il getto d'acqua. Lo sto usando da circa una settimana e mezza più o meno, e per adesso non l'ho ancora caricato. Dopodiché magari vi farò sapere in un prossimo video dopo quanto tempo. Loro dichiarano più o meno 30-40 giorni di autonomia, quindi mi sembra un'autonomia più che sufficiente per poter utilizzare e non rendere scomodo o fastidioso il doverlo ricaricare. Questo era il prodotto che volevo presentarvi, spero vi sia piaciuto come è piaciuto a me circa un mese e mezzo fa quando l'ho visto per la prima volta, mi ha incuriosito, l'ho acquistato e devo dire che da circa una settimana e mezzo che lo sto testando ha riscontrato sia i miei favori sia quelli di mia moglie, e se riscontra quello delle mogli state sereni, il prodotto è veramente valido. Lo potete acquistare su Amazon ad un prezzo di circa 22,99 euro, comprese le spese di spedizione. Le spedizioni non sono molto veloci, si sta parlando di un prodotto che arriva dalla Cina, quindi più o meno ci vogliono 20-30 giorni. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per poter ricevere le notifiche di quando pubblicheremo altri video, e al prossimo video. Ciao ragazzi!